Buongiorno agli amici di Neuro TV. Oggi per caso ci troviamo ad Egesgolf, in Danimarca. Un castello che racchiude al suo interno una chicca per noi neuromalati di motori. Mi sento di dover rispettare un religioso silenzio, perché vi giuro sono emozionato. Qualcosa di incredibile. Tra l'altro un castello trovato un po' per caso durante questo viaggio in Danimarca. Poi dovete considerare che questa è la soffitta, diciamo, della mostra principale, quindi sono i mezzi che non sono stati messi in esposizione giù, diciamo, tutti belli puliti, ma è proprio la soffitta. Incredibile. No, qui c'è una Adriel Triumph, una Amber, una Rover, Rover 1962. Sì, poi grandi specifiche non ci sono. No, la Messerschmitt. Ecco, prima o poi un giro sulla Messerschmitt mi capita di farmelo, ve lo dico. Non so se ci entro, però. Il telaio di una Chevrolet del 30. Non lo so, Roby, però so che se invece di essere in aereo fossi in macchina, boh, non lo so, scambierei con qualcosa. O quell'Olimpia, un bel furgoncino per le consegne, poi vari scooter, vari Maico, una Vespa, ecco. No, per il cadet. Qui parlano una lingua che sinceramente non conosco. No, io... Lasciatemi qui, abbandonatemi qui. O gliele pulisco, gli faccio da non lo so. Qualcosa di, vabbè, le biciclette le tralascio, perché tanto sapete quanto vado d'accordo con i pedali. Un Audi, vedi? Auto Union. Questa è l'Audi A6 Station Avant. La nostra famiglia. Ford Anglia. E intanto, ci sono queste cosette strane. Ford Cortina. Chopard, che cazzo è questa? La Panhard. Simca. Sambi. Poi altre. Peugeottino. Un Austin, ma è spettacolo. Luca, ora ti faccio rivedere la Panhard. Open Record. Ci sono anche le biciclette, vi ho detto che le tralascio perché non è molto nelle mie catene, nelle mie corde.
arrivi da Panhard. Eccolo. Ah, c'è anche un card. A Morris Mascot. Insomma, la countryman dei giorni nostri. Morris Oxford. Sinceramente non ho visto un montacarichi, secondo me ce le hanno murate dentro, cioè hanno messo le macchine e poi hanno chiuso il tetto, non ho visto come abbiamo potuto portarle dentro. Saab 96, oh, un bel Renault 4, furgonetta. Guardato. P44 è laggiù, guarda. Aspetta, ti ci ritorno, dai. Se mi chiedete cosa volete rivedere, vi faccio vedere un po' più di specifiche. Sembra perfetta. Solo da gonfiargli le gomme, girare il quadro e partire. Pazzesco, pazzesco veramente. Ora, visto che state facendo i bravi, vi porto anche al piano di sotto dove c'è un po' di moto. Poi casomai facciamo una diretta anche dopo, direttamente proprio dal museo Maggiolino. No, non vedo Maggiolino. Ora giù c'è anche il museo, quello buono, quello con le macchine lucidate. Allora, intanto scendiamo le scale, così giù c'ho anche le mie signore che mi aspettano, intanto vi faccio vedere un po' di moto. Cordini d'acciaio che tengano le moto mi sembrano un po' fini, però mi dispiace per voi, ma sono sul mio. Secondo me è folle che siano tutte attaccate ai travetti di legno con questi cordini d'acciaio 04 tipo. Sì, due led, poi ci fermano carabinieri, ci sequestrano. Sì, anche la musica è un po' tanto a tema. La cosa folle è che queste moto siano tutte sospese a terra. Ah,
Cioè, a parte questa cosa ludica, questo castello è veramente una tappa obbligata. Cioè, se vieni in Danimarca, vale assolutamente la pena, non solo per i mezzi, ma anche per il castello in sé. Perché non toccare, perché mi sono tutto meno sicuro. No, cascano. Ma si va più sul moderno. Qualche minuto da questa diretta la chiudiamo a breve e appena torniamo passiamo all'altro museo, ne facciamo un'altra. Quindi, poi vi aspetto, se siete curiosi. Dico sinceramente che l'altra non l'ho ancora vista. Ci aggiorniamo fra poco, oltre a quando leggiamo sempre. Camping della collezione anche per gli appassionati del caravaning. Roberto, questo è per te. So che non è un maggiolone, ma penso che valga la pena di essere visto. Questo è un Westfalia Type 2, anno 1970. Viaggiato, come si può vedere, dal Capo Nord al Marocco, Israele. La cosa impressionante di questo museo, comunque di questa collezione, è che tutto dà l'impressione di poter essere messo in moto e partire. Cioè, la cosa folle è proprio quella. Fantastica Opel P1 del 58. Questa è veramente, se mi riesco a un concessionario, qualcosa di incredibile. Proviamo a fare anche uno special degli interni. E adesso si va nella parte, diciamo, più
bella, più interessante, però voglio farvela gustare dall'alto, quindi aspetta. È bella questa, ora che ci siamo. Quando nel 24 volevi farti una settimana in campeggio, la soluzione era attaccarti questa al tuo bel modella. Come dicevo, voglio sentirmi un attimino all'oscuro di quello che è il piano terra e voglio farvelo gustare prima dall'alto. La diretta, che se n'angolo ho osato dire motoretti, mi hanno già redarguito. Abbiamo anche uno spaccato di motore stellare che va con due corone, forse no, forse no, si potrebbe vedere come gira. Vediamo se in tasca mi hanno mollato un paio di corone. Questi sono 5. Due corone. Ragazzi, sto spendendo anche soldi per voi, ma vale la pena, sperando che funzioni. Due corone praticamente sono il famoso soldo bucato. Se dici non vale un soldo bucato, questo è il soldo bucato. Proviamoci. Con questa lavatrice, sì, lo so, vi sto tenendo un pochino in ansia, un pochino sulle spine, perché motore Merlin 70, oh, abbiamo una lambretta. Insomma, riprendiamo da qua. Camper per lo meno. Facciamo passare. Ci siamo ripresi. Rimanendo un po' nel plein air. La porta, ma non è il caso. Di Neuromoto TV o Neuro TV, non mi ricordo se un tempo era forse Neuromoto. E tra l'altro, chi se lo ricorda, è stato il proprietario del mio Dodge, il Supervan. Grazie a lui, insomma, queste immagini andranno anche in uno special di Neuro TV, di Neuromalati di moto. Insomma, io penso, voglio provare a regalarvi un po' di visuali di tutti quelli che sono i mezzi racchiusi in questo hangar incredibile.
Roberto, questa te la giro tutta intorno. Nostra X19. È una cosa che mi sono accorto in Danimarca, che per vendere o comunque provare a vendere qualsiasi cosa gli danno un nome italiano, ma probabilmente è una cosa, una consuetudine, così all'estero succede spesso che se vuoi vendere qualcosa o gli dai un nome italiano. Sì, è un X19 high speed. Insomma, non mi credevo. Targata Florida, esatto. Sunshine State. Qui. Così, messa accanto alla porta, io probabilmente l'avrei Roberto, questo è per te. Tutto questo sarebbe dovuto essere anche un viaggio di famiglia, ma sinceramente mi hanno portato nel posto sbagliato, perché ho detto a me. Poi ti trovi uno Starfighter, così continuiamo un po'. Qua dietro non ci sono stato neanche io, che hanno anche una bellissima collezione di velivoli e di aerei. Sì, qua dietro non c'era ancora stato. Io prima o poi un mezzo così me lo devo fare. O un'Isetta, o una Messerschmitt. Veramente fanno impazzire. Ho detto, probabilmente avrò difficoltà a entrarci. Sì, era proprio un Austin minor. Ne ho 4 cavalli. Ford Zephyr. Signori, parla di BMW, possiamo chiamarlo serie 5? Oggi sarebbe un serie 5 GT magari, BMW 501. Silverbird, questa veramente averla neanche in garage, io direi in salotto, fra il divano, il tavolino da fumo, la televisione. Una Silverbird del 50 sarebbe
presumo, no? Scusatemi, una Ford T-Speedster. Non so, ci devo ingannare dal serbatoio del radiatore, cioè dal tappo del radiatore, via. Generatore di è una caldaia a legna che garantiva alla vettura 100 km di autonomia, quindi se finivi il carburante in mezzo alla foresta potevi tranquillamente tagliarti un po' di rametti, buttarli nella caldaia e continuare il viaggio. Diciamo è una B-Fuel del 28, mettiamola così. Questa è praticamente l'Evoque tre porte del 1921. Niente, togliere le bocche. Dice il mio amico indiano, è un po' una macchina da donne. Si continua con qualche furgonetta, qui un P4 Opel. E come vi dicevo, questi mezzi fanno tutti parte, sono tutti di proprietà del conte di Esisco. Essex Super 6 con il famoso posto della suocera, non so se lo sapete, ma questo è il posto della suocera, è sempre stato chiamato. Ah, sicuramente non che qui vadano, ci vadano cauti, con insomma Danimarca, come scrivevo ieri sera, le tasse per l'acquisto della le tasse di un acquisto di un'auto nuova si aggirano intorno al 180% del valore dell'auto stessa, quindi un'auto da 20.000 euro viene a costare circa, anzi oltre 50.000. BMW R11 Sidecar. Andiamo a vedere il Buick. Questa è una Nimbus. È una motocicletta col sidecar. Questa è bella. Ti piace? Buick Sentry. Vai pure. Esatto, anche da Al Capone. Proprio da vestito gessato Panama bianco, e questa diciamo è la sua degna compagna. Ancora meglio il borsalino, sì, giusto. Che dire? No, senti. Siamo alla fine di questo bel giro. È quasi finito. Quello è un aereo militare. Sì, amore. Grazie a tutti per aver seguito la diretta. Se ci sarà qualche altra cosa particolare da vedere, casomai ci rivediamo fra poco. Vi lascio su questa Ferrari, così, tanto per celebrare un po' l'orgoglio italiano. Anzi, celebriamolo così, l'orgoglio italiano. Altro che Ferrari. Tra l'altro, secondo me l'hanno fatta apposta
a verniciarle entrambe dello stesso colore. Grazie a tutti, e se vi va condividete la diretta e venite a visitare la Danimarca, perché è veramente un posto incredibile. Ciao.